Come stavo appunto dicendo, abbiamo un problema di codice e lo voglio risolvere. Sapete come sono fatto? Quindi non mi rimane altro posto da controllare per avere degli indizi, non ho trovato null'altro, non ho trovato questo famoso terzo piano, se non qui dietro ci potrebbe essere l'accesso famoso dal tetto e dalle fogne che io non ho trovato da nessun'altra parte, quindi vediamo. Ok, nessun allarme. Ok, questo è un ottimo inizio. Di lì si scende e finisce subito. A tutto il personale, abbiamo finito di sostituire i fili bruciati nelle nostre porte di sicurezza. Abbiamo anche spostato l'interruttore di controllo principale nella loggia dietro la cassa. Grazie per la vostra collaborazione, Rubia Campos. Gentilissima cara, ma qui non ci dice niente. Ok. Quindi forse qui adesso si diceva che l'indizio era l'ultimo piano vicino all'ufficio con le scale. E comunque controlliamo tutto. Ok, qui si è pieno di uffici fondamentalmente. Quindi controlliamo di questi uffici. I riservari. Non ci dovrebbe essere nessuno ormai. Oh, c'è una guardia addormentata. Ma sì, fondamentalmente poca roba. Speriamo ovviamente. Questa musica che ci continua a mettere ansia comunque. Cioè adesso il grosso dovrebbe essere finito. Perché me lo fai penare così tanto? Bello quel quadro. Mi piace molto in realtà. Ok. Cosa stavo? Chiusura delle filiali di Freeport. Spettabile responsabile Atwater. Ho saputo che la filiale di Freeport è stata chiusa temporaneamente a causa dell'incriminazione e del conseguente arresto di tutto lo staff responsabile dei conti esteri. Qui alla filiale di Calton siamo sbalorditi dalla disonestà dei nostri colleghi di Freeport e vogliamo assicurarle che non siamo coinvolti nei loro piani. Continueremo a servire la Michael Banks con rispetto e discrezione come sempre. In fede, Ofelia Serrano. Curiosità. Curiosa attività nella filiale. È quello che abbiamo appena letto? Sì. Ok. Soldi. Che come sempre continuiamo ad acquisire molto volentieri. Apriamo il registro di cassa. Soldi. Esattamente quello che mi aspettavo e sono lieto di aver trovato in un registratore di cassa. Il direttore della banca è informato. Spettabile responsabile Serrano, grazie per la sua ultima lettera. Anche la filiale di Karnaca, come quella di Freeport, ha rilevato un aumento di tale attività. Ho informato Dolores Michaels che indagherà personalmente su questi conti. Cordiali saluti, Mara. Maura Atwater. E dammi l'elisir, perché qui servirà e come se servirà. Ok. Ora spero ovviamente che questa guardia mi rimanga assopita. E anzi direi di evitare di calpestarla, perché credo che quello la desterebbe. È addormentato anche il dipendente. Bene. Finestre varie e un promemoria. Però mi pareva ci fossero. Sta dormendo, sì. Mi dia le sue monete, che lei comunque lavora in banca. Sono sicuro che avrà modo di rifarsi. Sarà assicurato quantomeno. Non dico che sia ricco, perché vi è un po' una misconception. È un fraintendimento, penso, di quelli che siano poi i soldi di chi lavora in banca. Ci sono livelli e livelli. L'ha detto allo sportello, non è particolarmente ricco. Chiede a Rubia i libri mastri, con le righe blu, non verdi. Ce lo ricorderemo, immagino. Altri bei quadri, eh. No. Li apri. Grazie. I grandi esponenti. Qui dove siamo?
Non ricordo minimamente quest'area. Assolutamente no, e magari dopo ci andremo a fare una... Ah, questa è l'uscita principale e lì si arrivava al retro di tutti quegli sportelli, ok. Noi l'abbiamo visto e non c'era nessun modo per noi di entrare. Ops, andiamo giù. Oh, questo coltello è particolare. Oddio, che freak. Va bene. Continuiamo la nostra compassata esplorazione per ora. Non di qua. Terzo piano, era questo quello che ci interessava? Qui là. Ok, non mi pare che ci sia niente di troppo grave. Questo sa tanto di indizio. Allora, un attimo, calcoliamo con calma. Lì non ci interessa praticamente nulla. Ci interessa praticamente tutto. Praticamente nulla. Questa che è una sveglia, no? Qui non riusciamo a vedere oltre. Ok, allora, questo è quello che ci interessava. Fatemi giusto controllare che non ci sia nient'altro qua sopra. Perché voglio essere tranquillo. Cos'era quello? Bottiglia vuota. Assaria alta. Ok, questo era l'ingresso dal tetto. Ok, adesso ha tutto molto più senso. Ora. Quindi. Appunti sul codice di sicurezza del cavò. Buoni tutti, signori, ci potrebbe volere un po'. È una sequenza matematica, non tutte le cifre della combinazione sono numeri primi. Ma deve esserci uno schema, ogni numero è generato da quelli che lo precedono. Fibonacci? Secondo quale algoritmo vengono generati? La domanda fondamentale. Devo unire le combinazioni di tutte le casseforti in un'unica sequenza, ma soltanto quella chiusa con una doppia serie di chiavi scombina la sequenza di Jindosh. Perché farlo? A che scopo? Non c'è persona che odio di più al Karnaka di quel dannato Kirin Jindosh. Quindi... la sequenza, se sono tutti in serie, in realtà è... si parte dallo zero col Fibonacci. Quindi... 0-1, 1 e 1, 0-1 fa 1, 1 e 1 fa 2, 2 e 1 fa 3, e ok, 3 e 2 fanno 5, 5 e 3 fanno 8, 8 e 5 fanno 13, quindi questo è lo schema, scusate signori, me lo segno un attimo, qui c'è un post-it, quindi siamo di 0, 1... 1, 2, 3, 5, giusto? 8, 1, 3. Questi sono tutti i numeri che abbiamo trovato finora. Deve essere una serie unica. Quindi se fosse Fibonacci, noi abbiamo 5 e 8 che fanno 13. 13 e 8 che fa 21. 21 e 13 che fa 34. 34 e 21 che fa 55. Scusate se lo faccio in live, ma... Però sta venendo così. 55 e 34 che fanno 89. 89 e 55. Qui stiamo iniziando ad andare sui 144. Ok. Allora, quanti numeri servono? Sono quante casseforti? Sono 6 casseforti. Quindi sono da 3 numeri l'una? 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, qui ho 6 numeri con 2 che mi avanzano. Quindi vediamo. Allora, quindi abbiamo
un 011-235-813-213-455-891 e mi avanza un 44. Vediamo, questa è una sequenza di Fibonacci buttata un po' a random. Non ho idea se sia quello che ci serve o meno. Ora, mi risparmio il viaggio indietro. Me lo risparmio il viaggio indietro? Prima di risparmiarsi il viaggio indietro, abbiamo modo di spulciare quello che c'è dietro la banca? Forse ci potrebbe convenire farlo? Sono un pizzico curioso, sapete com'è? Era da qua, giusto? Sì. Ora noi... Ah, qua non ci eravamo mai stati, signori. Quindi andremo piegamente a rubare dei registratori di cassa. Anzi, nemmeno, perché era vuoto. Dovrei poter aprire alcune porte da qui. Ah, si aprono porte. No, 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 no. Non vogliamo dare via più di quanto non sia già abbastanza palese la nostra posizione. Aspettabile Michael Banks, Sam dice che non serve discutere con voi, ma uno ci deve pure provare. Non è giusto quello che fate, lasciare in mezzo alla strada gente per bene, lavoratori come noi. Io e Sammy abbiamo 5 bocche da sfamare, il più piccolo ha una brutta tosse. Non è giusto, da quanto ho capito in quella lettera tutte elegante che ci avete mandato, dite che non abbiamo pagato in tempo la rata del mutuo, ma non è vero. Sammy e io versiamo tutti i guadagni del mercato ogni settimana e non abbiamo mai mancato un pagamento. Credo che la vostra banca abbia fatto un errore, tutto qui. Ricontrollate i conti e vedrete, abbiamo pagato quello che dovevamo. Spero che sistemiate prima che arrivi l'inverno. L'aria delle fogne sta peggiorando la tosse del piccolo. L'hanno buttato per strada. Brutta storia. Qualche spiccio qui. Gentilissimi. Ora, qui già invece andiamo in un territorio più inesplorato. Uffici dove c'è qualcuno addormentato. Spero che sia addormentato. Parrebbe. Sì. Lì sono proprio addormentati male. Continuerò a rubare un pizzico di roba se non vi dispiace. Cioè, probabilmente vi dispiace, ma diciamo che non avete modo di dispiacervi abbastanza da fare in modo che la cosa mi riguardi. Magari evitiamo di aprire. Corrispondenza tra revisori. Aspettabile revisore contabile Nguyen. Ah, ecco Nguyen. Ho ricevuto il suo appunto, verrò nel pomeriggio con i registri del mio dipartimento e il responsabile Atwater verrà con noi. Cordialmente, Pilar Capeda. C'era un bel po' di corrispondenza interna. E questo da... E questo pure volendo era un modo per riuscire alla strada in realtà. Non che la cosa ci riguardi in questo preciso momento, perché non abbiamo ancora finito qua. Spogliatoi. Niente interessante. Lì c'è la boiler room, che secondo me quello è l'ingresso dalle fogne. Vediamo, vediamo. Per ora quanto pare non abbiamo fretta. Poi può darsi che sia tutto un mio grosso errore. Ok. Si è affannato per trovare un senso, mentre i giorni stringono sempre di più la lunga. Alcuni cercano vendetta, altri invece cercano pace. Vendetta e altri cercano la pace. Dove diavolo siamo? Catena per arrampicarsi. Soldi. Questo mi sa tanto di ingresso dalle fogne, onestamente. Questo mi sa moltissimo di ingresso dalle fogne.
Ah, serie alta, ok. Abbiamo unito tutti i puntini. Finalmente, qualcosa che più o meno va per il verso giusto. Certo, abbiamo avuto un bel po' di premonizioni in questa banca di come le cose sarebbero potute andare male. E a questo punto immagino che si possa, non dico definire inevitabile, ma è bene che noi si abbia modo di avere qualche premonizione tanto in tanto, altrimenti staremmo stesi al suolo sbavando e emettendo vari fluidi corporei, per lo più sangue. Ma sembrano anche meno graziosi. Ok, abbiamo dribblato un po' di guardie. Il meccanismo soltanto della guardia che ci creavano degli scompensi. Però con questo vibrante pugnale vediamo come gestire la cosa. Quindi hanno un numero giusto? Da dove si parte, da dove si inizia? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Però qui non possiamo inserire numeri. Quindi vediamo un attimo. Diceva che... fatemi rileggere un attimo. Testi e mappe. Devo unire le combinazioni di tutte le casseforti in un'unica sequenza, ma soltanto quella chiusa con una doppia serie di chiavi scombina la sequenza di Jindosh. Ok. Ovviamente perché ci sta in mezzo. Quindi 0, 1, 1. Poi abbiamo il 3. Poi il 3 e 1, 1. No, poi tutti. 0 e 1 fa 1. E ok. 1 e 1 fa 2. 2 2 e 1 fa... Io sì, me lo sono... Oddio, me lo sono scritto prima, ma vorrei rivedere il tutto insieme qui, che in modo che abbia più senso. 2 e 1 fa 3. 3 e 2 fa 5. Ok. 5 e 3 fa 8. 8 e 5 fa... Buona notte, sto già intrecciando. 13, quindi l'1 va bene là. E do per scontato che non ci siano da riportare niente. 13. Ha fatto un rumore? Quando ho messo il terzo? Comunque 13 8 fa 21. Quindi se qui fosse che tocca saltarlo, 21, ok. 21 e 13 mi hanno detto 34, quindi 34. 34 e 21 fa 55. E qui tornerebbe tondo. Assolutamente non funziona. Quindi qual è l'unico modo? Se invece se noi facessimo finta che qui ci sia stato il codice e poi ci avessero aggiunto in un secondo momento le chiavi, vorrebbe dire 813 213 e poi continua come niente fosse. 4 5. Ha fatto il rumore, quindi non me l'ero sognato. Quindi cosa mi ero segnato? Aspetta, 89144, quindi noi non possiamo fare altro che mettere 891. Oddio, ho fatto 9. Quindi 8 9 e 1. Ha funzionato. Non ho buttato l'anno che ho fatto ingegneria in analisi matematica, proprio per fare Fibonacci. Allora, borsello leggero, grazie. Roba che non ci interessa. Appunti sulla fedeltà dei meccanosoldati.
C'è una grazia elementare nelle mie macchine che pochi nelle isole apprezzano. Non per questo sono semplici. I miei meccanosoldati non sono semplici, oh no. La loro complessità va oltre la comprensione dei clienti che li acquistano. Va oltre quella del duca, della sua gran guardia e di quegli imbecilli dell'Accademia di Filosofia Naturale. Sono giustamente apprezzato per la complessità della loro progettazione. Ma allo stesso tempo riconosco che sono infinitamente più semplici di quei falsi che mi lodano quando mi vedono per poi sparlare di me quando non ci sono. No. Non ho mai sopportato la falsità, a meno che non siano sabotati. I miei meccanosoldati riconoscono un amico da un nemico e non li confonderanno mai. E se un cliente troppo audace che ha comprato un mio meccanosoldato provasse ad attaccarmi, dotato del potere della mia più grande creazione, imparerebbe presto cos'è l'integrità. Tutti i miei meccanosoldati risponderanno al codice pronunciato GIN4690IFF, riallineando la propria fedeltà a chi lo ha pronunciato. Solo io conosco questa sequenza che sarà sempre sotto chiave. Vuol dire che io da ora in poi posso utilizzarla per riallinearli? Le mie macchine non verranno mai usate contro di me, questa è la loro più inestimabile bellezza. Dimmi che posso farlo con i meccanosoldati in futuro, che posso dirgli gin, roba varia. Lancio potente. Scaglia gli oggetti con più forza, immagino che sia un qualcosa di aggressive, ma... Il cuore dell'abisso ce lo leggeremo più avanti. Avorio intagliato invece ci interessa già adesso. Sestante d'argento e vecchio diario ce lo leggeremo più avanti, come l'imperatrice bambina. E quante... Ah no, è sempre lo stesso libro che non può essere preso per qualche motivo a noi sconosciuto. Ok, se vi si parla di Emily, fantastico. Ah no, qui sono tutte cose che non ci permette di prendere, possiamo solamente leggerli. Poi abbiamo fiume, portagioie, borselli, un sacco di soldi. Minerale. No, non fare casino, porta blindata. Ti prego. Oddio, dimmi che ti posso aprire. Com'era? 891. 8. Non ho visto che altro ci stava. Sto rosicando tantissimo. 9. Ok, grazie al cielo. E avevamo speculazioni sulla vita oltre la morte. Questo voglio leggerlo adesso. Da Onoria Casello. Se tutti gli spiriti svaniscono nell'oblio dopo la morte, perché questi vaganti di cui parlano le storie popolari sono sempre così infelici? Dove sono gli spiriti tranquilli e gentili? Non abitano l'oblio come le loro controparti oscure? Non penso. Dopo la morte, chi ha condotto una vita virtuosa riceve il dono del nulla. Si dissolve nell'oblio come nebbia, liberandosi dalle pesanti catene della propria identità mortale per diventare un tutt'uno con l'essenza dei fondamenti. Gli spiriti malvagi però sono condannati a un destino crudele. La loro punizione è quella di vagare nell'oblio per l'eternità, impossibilitati a tornare in questo mondo per contattare i propri cari. Hanno memoria sufficiente solo per soffrire. Immaginate il loro dolore, vagare in un abisso vuoto da soli per secoli. Nessuna sensazione, nessun conforto, nessuna redenzione. Spiriti vaganti che annegano in un vuoto mare di rimpianto. Per sempre. Speriamo che non sia quello che ci tiene in serbo esterno. È possibile. In ogni modo, si può richiudere il tutto? Assolutamente no. E avrei voluto rendere meno evidente il fatto che non si sia rubato il tutto. Comunque, far scendere il tutto e poi farlo risalire e le guardie non lo hanno seguito mi ha lasciato di stucco. Ma se così deve essere, così sia. Andiamo a piedi e scendiamo possibilmente in strada. Anche perché ci siamo dedicati più che a sufficienza a strampalati enigmi. Ora, di qua dovrebbe essere possibile scendere in modo un pizzico più smart. Ok, ora. Non facciamoci fregare adesso. Non dovrebbe essere tutto più semplice. Perfetto. Ci siamo. A serie alta. Andiamo.
Questo posto piomberà nel caos quando scopriranno cosa ho fatto. Ma fino ad allora, silenzio. Oh, sì, sì. Fino ad allora silenzio. E se qui dobbiamo utilizzare questa uscita vuol dire dover rifare quello? Ma questa volta forse posso evitare di utilizzare un proiettile? Esatto. Fantastico, non devo sprecare un proiettile per interagire con l'ambiente circostante. Ora, sapete cosa c'è da fare? C'è da fare un salto al mercato nero. C'è da fare un bel salto al mercato nero. Chiudere anche lì le nostre questioni. Di qua sotto c'era l'operaio, giusto? Lì avevamo ancora guardie, se non erro, veterano. Non ci sono più cani. Di lì c'è uno a terra che penso sia stato sparato dai suoi colleghi. Eccolo lì. Dove sei? Sei qua. Tu non ci stai guardando. Noi comunque ripassiamo dalla a destra. Ce ne andiamo da dove siamo venuti idealmente. Tu stai per passare proprio qua però. Là non ci vedo, ok. Non ti voltare. Ci sta per vedere, questo è malissimo. No! Maledizione. Perché mi scordo? Chiudiamolo questo portello, eh? Potrebbe essere pericoloso. Ok. Pian pianino. Adesso qui anche dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo. Cani addormentati. Ok. Qui non ci siamo mai stati, né abbiamo tentato di andarci, ma non ci interessava farlo. Quindi ignoriamo tutto quello per ora. Qui abbiamo già fatto il nostro pizzico di stragi. Ok. La barca ancora non ci interessa, ma la direzione è comunque quella. Ci siamo fermati prima. Non era previsto. Ora, questa era la strada che ogni volta mi dimentico che potrebbe essere vagamente più intelligente da fare per andare al mercato nero, vero? Credo proprio di sì. Ok. Cibo? Pare che ci serva. Pare che ci serva. Eccolo lì. Quella è la porta di cui parlavo. Abbiamo un modo intelligente per scendere? Più o meno. Quindi prima di andare ed utilizzare quella porta, facciamo i bravi cittadini disonesti e parliamo con lei. Sempre un piacere servirla. E là, potenziamenti. Qualcuno qui è armato e pericoloso. Abbiamo un bel po' di monete. Aumenta danni e attiva diverse funzioni alternative del colpo caricato. Tipo? Ottima scelta. Dardo incendiario, possiamo comprarli. Colpo elettrico, possiamo comprarli. E ricarica più rapida vale sempre. Scommetto che il suo acquisto la soddisferà. Qui è sempre roba che possiamo comprare, ma io tendo a comprare molto poco. Questo dopo esplodono a contatto.
Riduce il rumore prodotto, questo era molto bello e fatto bene a prenderlo. Cosa sarebbe Karnaca senza il suo mercato nero? Anche distretti come Syria Alta. Certi affari vanno fatti con discrezione. Recupera mine, è stupendo. Aumenta la portata delle mine taglienti, direi di sì. E anche delle mine a gancio. Non stiamo male. Ci mancano ancora tutta una serie di cose qua molto importanti, ma neanche così costose. La gente offre ricompense per lavori di tutti i tipi. Si trovano su quella bacheca. All'aria. Ah, non l'abbiamo comprati questi, ok. Perché siamo costretti a prendere le parti base prima di fare questo. Allora prendiamone uno. Poi prenderemo l'upgrade. E siamo senza soldi. Spero si ricorderà di me. Oh, sì che mi ricorderò di lei. Anzi, sto per tornare a trovarla. Mi dia giusto un attimo. Mi dia giusto un attimo. Qui c'era un canide, vero? Sì. Eccoci qua. Eccoci qua. Chiudiamoci la porticina alle spalle. C'è un osso? Oh, sì, lo so. E vediamo un po'. Dimmi che era questo il luogo adatto, perché ho cambiato il sistema di sicurezza, niente paura. Ora la situazione è sotto controllo. Ah, sì? Ah, eccolo là. No, non volevo fare quello. Volevo fare... No, non ha funzionato. Ok. La signorina sta per scappare. Velocemente, velocemente. Salve. Non lo dirò a nessuno. Promesso. Non l'ho sbloccata? Ho appena rilevato il negozio. Oddio. Il proprietario ha avuto... Come ho fatto a non farcela? E come ha fatto lei ad essere così tranquilla? Pensavo ci fosse una qualche leva, ma... cosa ho sbagliato? C'è un ladro qui. Ok. Ora se n'è accorta. Non so perché non abbia semplicemente richiuso il tutto, ma... Qualcuno mi protegga. Eccola là. Venga qua, signorina. Ringrazi che... Decisamente ho deciso di non ucciderla, perché comunque... Non voglio si spargano le brutte voci e che non venga più nessuno a rilevare il negozio. No, no, tornate a rilevarlo. Io intanto prenderò i vostri beni. Ora fatemi togliere questo pugnale che è abbastanza inquietante. E mi faccio un attimo arricchire, visto che mi sono impoverito solamente per comprare upgrade da suo gentilissimo negozio. È un peccato anche che non possa riprendermi tutto quanto dalle sue tasche. Bene, ho la tintura di papavero. Posso rifarmi per la perdita alla banca. Esatto, posso rifarmi per la perdita alla banca. E a modo d'osso adesso li guardiamo. Cosa abbiamo preso? Non me lo ricordo minimamente. Allora, vediamo un attimo. Ah, le mine taglienti hanno una probabilità di eliminare un corpo. Interessante, ma deve essere una cosa garantita, così... Gna. Però queste cose si possono accumulare, visto che a breve dovremmo poter, immagino, craftare qualcosa. Ora che abbiamo anche il pugnale, siamo fichissimi. Immagino che l'esterno prima o poi ci darà modo di fare qualcosa di questo tipo. Nient'altro... Percezioni ridotte, ed era figo, ma... Huh. Non saprei. Possiamo crearli già adesso? Aspetta. Non ho tratti. Crea amuleto d'osso con due tratti. Devo sacrificare amuleti d'osso. Buoni tutti un attimo. Ok, ne abbiamo tolti un po'. Ora, cadere d'altezza notevole genera un'onda d'urto e impatto che colpisce molti soggetti. Posizione segnatore, premi
Questo farlo più potente non possiamo. Allora, noi cos'è che non usiamo di nero? Abbiamo ombra rapida e braccio di ferro. Io ricordo che ombra rapida fatto in combo era fortissimo. Quindi adesso potremmo farne uno molto forte, dove ci si muove molto velocemente in stealth. Conferma. Quindi crea un amuleto con 4 tratti, anche se è più rischioso. E non facciamo una cosa mistica. Usiamo solo bomba rapida. Bomba rapida. Bomba rapida. E bomba rapida. Rischio di corruzione medio. È corrotto. La velocità di scivolata è leggermente inferiore. Noi la scivolata la usiamo molto poco. Però per curiosità ne abbiamo un sacco. Facciamone un altro. Non me lo fa fare. Perché già ne ho usati 4. E se lo sacrificassi? Per esempio, ti sacrifico. E ne crea un altro. Me lo fa fare. Ah, ok, almeno questo, meno male. È che non... Ah, il 4 adesso è il massimo che puoi avere dislocato tra tutti i tuoi amuleti. Ok, capisco. Non corrotto. Sarebbe bello potergli dare un nome. Ma ok. E quindi qui abbiamo amuleto osso creato. Poi ce ne siamo tolti un altro per qualche motivo. Forse ho sacrificato qualcosa di troppo. C'era qualche altra cosa che ci piaceva fare in caso? Creare con 4 tratti, ovviamente. Questo potrebbe essere interessante, ma è più facile prevedere il nemico quando incrociate le spade. Questo potrebbe tranquillamente essere tutto cumulato. Questo li farebbe morire. Però se mi stanno cercando di uccidere potrebbe essere interessante. Produzione fallata è un po' più passivo. Non sono così interessanti, onestamente parlando. Per ora facciamo così, non ne creiamo altre, a meno che non si trovi un tratto davvero figo. Ah! Questo braccia di ferro andava fatto all'ennesima potenza. Allora, aspettate un attimo, sacrifica amuleto. Braccia di ferro, conferma. E crea amuleto. Braccio di ferro. E qui non ci sono neanche i talenti da prendere per il crafting. Possiamo direttamente farli tutti e 4. Non corrotto. Fantastico. Quindi questo era stupendo. Braccio di ferro. Perdono i sensi quasi istantaneamente. Poi qui ci possiamo tranquillamente mettere percezioni ridotte. Perché no? Perché no? Va bene. Non male, non male. Mi piace quello che stiamo vedendo. Lei stia comoda e si riposi. Ora noi siamo assolutamente più potenti, oserei dire. Quantomeno siamo in ombra. E siamo veloci esattamente come se stessimo camminando. Il che penso avrà dei vantaggi. Decisamente. Torniamo alla barca. Vai alla Dreadful Whale. Letalità, nemici uccisi 5. Poteva andare molto peggio. E come vedete si sta un po' spostando il tutto. Ancora non sopportività, ma quasi. Ma quasi.
Allora mi sono scattati 0, corpi intitolati 4, intuizioni 15. Comunque molto meglio. A muoio di tosso ne abbiamo comunque persi un tot. Perdiamo sempre cose, ma ok. Contratti, magicamente li abbiamo fatti tutti, mai ci avrei sperato. Azioni speciali, non so se qui appaiono sempre tutti o meno, ma tutte quelle segnalate ci stanno. Continua. L'archivio rubato. Eleuterio Cienfuegos, un ex membro degli Orbi, ha rubato importanti documenti che spiegano come entrare nell'oblio e li ha inviati al Conservatorio Reale. Trova il modo di entrare e cerca l'archivio rubato. Si torna di nuovo al Conservatorio Reale. Ho visto i fuochi ardere tutta la notte. Il fumo oscurava le stelle. L'acqua ribolliva mentre la mia nave si anneriva attorno al suo cadavere. Daud è morto. Doveva essere. In quanti hanno provato a ucciderti senza ottenere risultati migliori dei miei? A quanto ammontava la taglia sulla tua testa? Ora solo l'oblio può riscuoterla. Per anni ho immaginato l'esterno che mi offriva il suo simbolo. Invece mi ha dato il pugnale che l'ha creato, l'arma che sicuramente può distruggerlo. Non posso capire le sue motivazioni, ma so cosa voleva Daud. E se dovrà vagare nell'oblio per sempre, forse posso dargli un po' di pace mettendo fine a tutto questo. Mentre la Dreadful Whale diventava cenere, l'esterno rideva o stava a guardare, come me. Credo più non una seconda. Sarei riuscita a fare una pira migliore. Addio, Daud. Finirò ciò che hai iniziato. Ho avuto quella nave per anni ed è bruciata in poche ore. Daud è morto e Megan Foster con lui. Uno degli Orbi, pittore e farmacista, ha rubato delle informazioni su come entrare nell'oblio. Si chiamava Cienfuegos ed era ossessionato come tutti gli altri. Ma si è spinto troppo oltre. Prima che gli Orbi lo uccidessero, inviò ciò che aveva rubato alla curatrice del Conservatorio Reale. Forse lei avrebbe potuto aiutarlo. Lui non lo scoprì mai. La curatrice è morta, ma ciò che Cienfuegos le ha mandato è ancora lì. Ora comanda l'abbazia dell'uomo qualunque. Hanno mandato sacerdoti e sorelle oracolari in cerca di eresie. Devo trovare ciò che resta dell'archivio del farmacista, prima che facciano a pezzi il conservatorio. Addio, Daud. Addio, Dreadful Whale. Non ho molto altro nella vita, se non portare a termine l'ultima richiesta del mio salvatore, dell'uomo che ho tradito. E poi riaccettato. Tu che diavolo sei? Ugh.